A proposito di le varie parlate tue, cioè io ti ho conosciuta in quel periodo, adesso mi è venuto in mente, e tu facevi, non dico imitazioni, perché poi sembra che uno deve fare il numero delle imitazioni, no, no, ma istintivamente lei copia uno che parla, un po' alla Noschese, neanche questo paragone voglio fare, ma è divertente per... Magari, sì. Ti pregherei di dirmi qualche cosa con una di quelle voci che fai tu, non so cosa, vuoi farlo o non vuoi farlo? Vuoi farmi questo favore, vuoi farci questo favore o non vuoi farlo? Ma io non lo so, adesso sono qua, è tutta una cosa così improvvisata, ti posso fare, non so, le signorine dell'avanspettacolo, che sono fra l'altro molto brave, che dicono... Pirino, fai vedere i signori come dici buonasera! Del circo! Poi, magari Pirino, no, non lo sa dire, perché Pirino sei tu, io ti do una sbella, fai finta di niente, te lo ciao, rifaccio. Fai vedere i signori come dici buonasera! Se non dici niente io dico, ma come, non guardando mai in faccia il compagno di lavoro, ma come, a casa lo sapevi fare? Perfetto. Non ride nessuno, come non si ride? Ma io delle volte, anche male, delle volte magari. Uno si aspetta la risata dove poi non succede. Sì, lo senti, so, però io lo dico. Invece fai una cosa, sono sicuro che se fai una cosa che io ti suggerisco ci sarà una risata immediata non appena il pubblico avrà realizzato di chi si tratta. Se poi non ridono ci rimango male. Se poi non ridono e io dico chi è, vedrai che rideranno subito. Sì. Well, tu parlami. Sì. A volte fatto proprio qui, proprio così, non c'è niente, comunque... No? Che? Che? Oh, hanno beccato! E la Vanoni... Momento, è Ornella Vanoni quando parla, cosa che il pubblico non può sapere molto. Scusa, senti, veramente, sono tanto contento, sto problema, comunque... Aspetta, tanto contento del successo e devo proprio francamente dire che una casa bianca che è. Sei brava, te l'ho detto. Fai la Magnani, va, che è il luogo comune di tutti i miei. Microfono vicino. Oh. Ma che vanno tutti sti pazzi, se sono tutti impazziti, ste ragazzette vanno a fare l'attrice, non sanno manco di anni e ben ne ho andato a casa, va. Chi c'è ancora? Fai altre cose. Ci sei tu che dici sempre non mi sento niente bene. E poi... Lui c'è un attimo di tic, Lucia. E poi c'è niente. Santi, bambino, cosa vuoi che ti dica? Adesso è tutto uno schiaffo, eh? Avevo ragione io con quella telefonata. Ci arrova una scatenata che fa tutto. E poi c'è un'altra che è tanto carina, tanto brava, mamma mia. Certo che se adesso mi sta vedendo quasi quasi mi picchia. Senti, e poi... non possono, scusa, ma parla sempre lui peggio di Simonetti, questo qui, Non mi fa dire, che poi mica ci riescono tutte bene queste imitazioni. Una ci prova, perlomeno è spiritosa. Male che vada, non sono stata spiritosa, no? Certo, tesoro, certo.